Arriva la sedia a rotelle, permesso, fate largo. Nella primavera del 2009 a Cleveland, Ohio, gli agenti del servizio immigrazione statunitense entrano in casa di John Demjanjuk, un operaio automobilistico in pensione. All'età di 89 anni sta per essere estradato in Germania, dove sarà processato. Prendete la giacca. Sì, dov'è la giacca? Cercate la giacca, per favore. Secondo l'accusa, 65 anni fa, durante la Seconda Guerra Mondiale, Demjanjuk si è reso complice di 29.000 omicidi mentre prestava servizio come guardia in un campo di concentramento nazista. Lo so che è difficile, lo capisco. Demjanjuk è stato a lungo in cima alla lista dei criminali nazisti più ricercati al mondo. Ora che è stato arrestato, ne restano ben pochi a piede libero, per lo più sparpagliati in giro per l'Europa. Ormai sono quasi tutti novantenni. Sono curioso di scoprire se sia possibile rintracciarne qualcuno prima che sia troppo tardi, per dargli la possibilità, forse per l'ultima volta, di farsi filmare e raccontare la sua versione dei fatti. Porto con me una videocamera e una collega, Easy, che a differenza mia parla tedesco. Mein Name ist Frau Charmen, ich rufe von der BBC in London an. Molti di questi ricercati avevano la nostra età all'epoca del Terzo Reich. A noi interessa capire come abbiano potuto collaborare con un regime così spietato e brutale. Come abbiano fatto a convivere con quel peso. E se siano in grado, a distanza di tanti anni, di giustificare le azioni compiute in gioventù. Nel 2008, durante i campionati europei di calcio, il quotidiano britannico The Sun fotografa Milivoj Asner, il secondo criminale nazista più ricercato al mondo, mentre assiste a una partita nella cittadina di Klagenfurt, nell'Austria meridionale. Dopo la guerra, Milivoj Asner ha cambiato nome all'anagrafe ed è diventato George Ashner, riuscendo così a sfuggire al processo e a vivere indisturbato per quasi 60 anni in Austria. Ormai 96enne, continua a sottrarsi alla giustizia con il pretesto della demenza senile. Gli scriviamo per chiedergli se è disposto a incontrarci. Sorprendentemente, ci invita a casa sua. Sì, ha accettato. Ma di fatto, ogni volta che gli telefono, sostiene di non sapere nemmeno chi sia. E ogni volta che cerco di fissare un appuntamento, sembra non ricordarsi di me. Non sono certa che riusciremo a incontrarlo. Destinazione raggiunta. Dopo un lungo viaggio arriviamo al suo appartamento senza sapere bene che cosa aspettarci. Nessuna risposta. Avrà scordato il nostro appuntamento? O ci starà forse evitando? Decidiamo di lasciargli un biglietto e di tornare l'indomani, quando sopraggiunge una vicina. Che succede là sopra? Chi siete? Salve. Scusate, ma vivo qui e non vi conosco. Cerchiamo il signor Ashner. Ah, siete qui per parlare dei suoi crimini di guerra? Dice di sapere tutto di lui. Il suo vero nome non è Ashner. Dice anche che è un uomo molto in forma. Lui e la moglie vanno sempre fuori a pranzo e anche a cena e bevono un litro di vino rosso a pasto. Dice di aspettarli, che di sicuro fra poco tornano e noteremo subito quanto sono in salute. Quindi è tutta una farsa? È quello che ha insinuato lei. Dice che lui è sveglio, sa esattamente come stanno le cose. Mi ha raccontato che spesso gli aiuta con le faccende di casa e lui le è sempre sembrato attivo e lucido. Secondo lei si rende perfettamente conto di tutto, tant'è che non riceve mai nessuno, non parla con i giornalisti. Comunque mi ha detto che se lo vede gli dirà che due ragazzi inglesi lo stanno cercando. E... ma... ci augura buona fortuna. A
Asner era un alto ufficiale della polizia quando nel 1941 il neonato stato della Croazia ottenne l'indipendenza grazie al sostegno concesso al Terzo Reich. Secondo l'accusa, in quel periodo Asner si occupava di firmare gli ordini di deportazione e spedì centinaia di ebrei e zingari serbi nei campi di concentramento nazisti. All'epoca dei fatti aveva 28 anni, la mia stessa età. Fatico a immaginare quale potesse essere la visione del mondo di quel giovane. Che cosa possa averlo spinto a diventare un tirapiedi del regime nazista? L'indomani mattina torniamo all'appartamento degli Asner. Stavolta, con nostra grande sorpresa, ci ricevono. La prima cosa che salta agli occhi è che l'appartamento è molto spoglio. Asner sembra possedere ben pochi effetti personali. Come si chiama? Si chiama Des. Chi? È il nostro coniglietto. Chi le ha comprato questo peluche? Questo? Sì. Mia moglie. Per Pasqua. Sì, per Pasqua. Gradite qualcosa da bere? Cosa abbiamo? Abbiamo del whisky. Ah, del whisky. Gradite un po' di whisky. Ce n'è? Sì, credo sia sufficiente. È un po' presto. Preferirei del tè. Ah, sì? Voi bevete solo di sera? Ma no, mi faranno compagnia. Sei sicuro? Certo, certo. Dovete farmi compagnia. Sono appena le 10 del mattino, ma ora che siamo riusciti a farci ricevere, né a me né a Izzy sembra una buona idea rifiutare la cortesia del nostro ospite. Mi scusi, ma per me è troppo. Va bene, non mi offendo. Prego, ce n'è anche per lei. Gira, gira, gira. 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 È croato? È croato. Sì. Perché io sono croato. Lei ha qualche ricordo? Sì. Dell'arrivo dei nazisti in Croazia? Sì, certo che me lo ricordo. I nazisti erano odiati da tutti qui in Croazia perché erano tedeschi della Grande Germania ed erano persone molto, molto rudi. A sentire te sembra che siamo ancora sotto la dominazione tedesca. No, certo, ma noi vogliamo soltanto la libertà. Abbiamo letto un articolo su un quotidiano in cui si afferma che lei sarebbe il responsabile delle deportazioni avvenute in epoca nazista nella sua città. Come? Ho letto che lei... Io? Sì, ho letto che lei ha organizzato le deportazioni nella sua città. Perlomeno è quello che dicono. Quale città? La sua città di origine. La città in cui viveva. Sì, sì. Cosa pensa di queste... È tutto falso, perché la mia città di origine è questa qui. Dove ci troviamo proprio adesso. Io sono nato e cresciuto qui. Non mi sono mai... Ma no... Come? Non sei nato qui, sei nato in Croazia. Sì, ma questa era una città croata. No. Poi sono arrivati i nazisti. Noi viviamo in Austria, ti stai confondendo. Sì, ma i miei genitori erano croati. Sì. È importante, sa? Asner ha bevuto parecchi bicchieri di whisky e non è facile capire in che condizioni mentali sia. La vicina ha detto che in genere è molto lucido. Mi viene il dubbio che si stia fingendo svampito davanti alla telecamera per dimostrare che è troppo vecchio per affrontare un processo. Un attimo prima sembra realmente disorientato e quello dopo si attacca al whisky, quasi volesse rimuovere qualsiasi ricordo del passato. Tu non ricordi niente di quel periodo, non è vero, caro? No, io mi ricordo solo le cose belle che sono successe nel mio passato. Solo le cose belle.
Soltanto le cose belle. Davvero? Brindiamo alla libertà. È importante. E poi tutto il resto io non me lo ricordo. Ricordo solo le cose belle. Gira, gira. La Croazia ottenne l'indipendenza attraverso il collaborazionismo. E mi chiedo se Asner abbia deciso di adeguarsi per conservare il proprio posto di lavoro o addirittura per salvarsi la pelle. Sembra tuttora convinto di combattere per la libertà del suo paese, la Croazia, o forse per la sua stessa libertà, confinato com'è nel suo appartamento vuoto, prigioniero della sua stessa confusione mentale. Quale che sia la verità su Asner, è evidente che da lui non otterremo mai le risposte che cerchiamo. Ripensando a quel fragile vecchietto di 96 anni, si può comprendere la posizione di chi ritiene che non sia in grado di affrontare la corte. Terminata la guerra, i più alti ufficiali del Terzo Reich furono processati a Norimberga. In seguito, oltre 1000 criminali nazisti di rango minore sono stati chiamati davanti alla sbarra degli imputati. La corte condanna l'accusato alla pena capitale per impiccagione. Che Dio abbia pietà della sua anima. Il centro Wiesenthal, l'organizzazione creata per tentare di assicurare alla giustizia i nazisti ancora a piede libero, ha stilato una lista dei 10 criminali del Reich più ricercati. Siamo venuti in Ungheria per assistere alla conferenza stampa del dottor Efraim Zuroff, direttore del centro. Gli sforzi di Zuroff, il più attivo cacciatore di nazisti al mondo, sono ora concentrati sul nuovo numero uno della lista, che a quanto pare è più lucido di Asner. E veniamo al principale motivo per cui siamo qui oggi, ovvero il caso di Sándor Kepiro. Sándor Kepiro, come molti di voi sapranno, è uno degli ufficiali che organizzò l'uccisione di massa degli ebrei e degli zingari serbi a Novi Sad. È stato istruito un processo penale e il dottor Sándor Kepiro, un ex capitano della Gendarmeria Reale Ungherese, è stato fatto oggetto di approfondite indagini. Sono venuto qui per chiedere personalmente alle autorità di fare il proprio dovere. Finora il governo si è limitato a sperare che Kepiro gli usasse la cortesia di morire e di togliersi di torno. Ma siccome Kepiro non collabora e si ostina a rimanere in vita, è arrivato il momento di intervenire, e anche tempestivamente. Molte grazie a tutti voi. Ritiene che Kepiro meriti un po' di compassione, data la sua età avanzata? È l'ultima persona al mondo che meriti compassione. Lei non deve vederlo come il 94enne che è oggi, ma deve immaginarselo come un giovane e robusto gendarme che non si fece il minimo scrupolo a partecipare allo sterminio di donne, uomini e bambini innocenti. Pensi a lui in questi termini. Non si faccia abbindolare dalle sue rughe. Kepiro, come Asner, era un alto ufficiale di polizia quando il suo paese entrò in guerra al fianco dei nazisti. E anche lui collaborò con il regime per mantenere il proprio posto di lavoro. Stando alle accuse, nel 1924, il 29enne Kepiro organizzò le procedure di identificazione degli individui sgraditi al Reich. Nell'arco di 3 giorni, 1400 persone, tra uomini, donne e bambini, furono rastrellate, uccise e gettate nelle acque gelide del Danubio, in quello che sarebbe poi passato alla storia come il massacro di Novi Sad. Anche con lui abbiamo tentato lo stesso approccio usato con Asner. Gli abbiamo scritto una lettera per chiedergli se fosse disposto a incontrarci. Ha funzionato. Insieme a una giornalista locale di nome Bea, cui abbiamo chiesto di farci da interprete, ci dirigiamo a casa dell'ex nazista più ricercato del mondo. Salve. Siete arrivati. Un attimo. Wunderbar. Wunderbar. Ho una sorpresa per voi. Ah, sì? Ho preparato un ottimo pranzetto ungherese. Dei manicaretti tipici locali. Qui, nella mia cucina. Con i crauti.
prego, entrate. Grazie. Terminato il conflitto, Kepiro, come molti nazisti coinvolti in crimini di guerra, trovò rifugio in Sud America, rimanendo in esilio in Argentina per 50 anni. Nel 1996 è tornato in Ungheria per trascorrere gli ultimi anni della vita nella sua madrepatria. Dato che in passato ha sempre rifiutato di rilasciare interviste, mi domando se abbia deciso di cogliere questa opportunità per cercare di mettersi in buona luce agli occhi del mondo. Sono contento, sono molto contento di avervi... Di averci qui? Sì, di avervi tutti qui. Posso prendere i vostri cappotti? Dankeschön. Non voglio rubarveli, eh. Li appendo e basta. Ci mancherebbe, non avevo dubbi. Ora mi metto anche l'altro apparecchio acustico, così ci sento meglio. Sono vecchio, molto vecchio. Volete qualcosa da bere? Posso offrirvi un cocktail che ho imparato a fare in Argentina. Martini, Campari, vale. Martini, Campari e acqua. Ok, ma non troppo forte. Beve anche lei, vero? Sì, sì. Per la seconda volta ci ritroviamo a bere in compagnia di un uomo accusato di crimini di guerra. La cosa ci mette piuttosto a disagio, ma siamo suoi ospiti e non possiamo rifiutare. Cin cin. Cin cin. Salud, salud. Salud. In spagnolo si dice salute. Cin cin. Kepiro si dimostra talmente gentile e ospitale che mi sento un po' in imbarazzo all'idea di fargli domande sul suo passato. Dicono che è molto buono. È un aperitivo. Io sono un uomo molto religioso. E credo in Dio. Sono convinto che sia stato il Signore a farmi scampare alla guerra, a non farmi succedere niente di brutto. Ne sono uscito completamente indenne. E questo è del miracoloso. Non solo, tutti quelli che hanno cercato di farmi del male hanno passato dei brutti guai, mentre a me non è successo mai niente. Lui pensa che andrà in paradiso? No, no, io non credo e comunque non ci penso mai all'aldilà. Secondo lei cosa succede dopo la morte? Prego? Secondo lei c'è vita dopo la morte? Io non penso che sia tutto un capriccio del Signore. Secondo me la creazione non è stata solo un capriccio di Dio. Credo che il Signore abbia un disegno supremo e che tutto abbia uno scopo ben preciso. Niente accade in vano. Se potesse tornare indietro, cambierebbe qualcosa? Non ci ho mai pensato. Gli piaceva fare il gendarme, era la sua vocazione. E lo faceva per passione, non per denaro. Dal modo in cui parla dei suoi anni da gendarme, Kepiro sembra convinto di avere uno stato di servizio impeccabile. Ma dopo tutte le cortesie che ci ha riservato, né io né Isi ce la sentiamo di fare osservazioni. Che bella ragazza! Scommetto che lo dice a tutte. No, no, non è vero, mi creda, anche perché mica tutte sono belle. Grazie, allora. Non sono tutte belle. Ok. E qualcuna sì. Allora la ringrazio. Vado a prendere la mia borsa. Il nostro atteggiamento naif, che da un lato ci ha permesso di farci accogliere in casa sua, dall'altro ci ha purtroppo frenati dal porgli le molte delicate domande che cercano risposte.
Nonostante i suoi 94 anni, Tipiro appare del tutto lucido e dà l'impressione di comprendere appieno la realtà che lo circonda. Arrivederci, arrivederci. È stato un piacere. Salve. Ciao, ciao. Per me è incomprensibile che il più ricercato dei criminali nazisti non sia sotto processo. Ma la sensazione è che sul piano politico non vi sia una reale volontà di procedere. Dopo la guerra, il paese ha subito una feroce dittatura comunista durata 40 anni. Per gli ungheresi, la dominazione nazista in confronto è stata relativamente breve. Le nefandezze compiute durante il Terzo Reich, di contro, hanno segnato in modo indelebile la storia della Germania, che ancora oggi si trova a dover fare i conti con il proprio passato. Siamo ora in viaggio verso Monaco, dove è in corso quello che è stato definito l'ultimo processo contro i crimini di guerra nazisti. Ci interessa capire che cosa accadrebbe ad Asner e Kepiro se venissero trascinati in tribunale. L'imputato, Josef Schoengraber, è stato arrestato nel 2008. Noi abbiamo intervistato la persona che ne ha ufficializzato l'identificazione. Suo nipote. Sapevo benissimo che era proprio lui e non uno Schoengraber qualsiasi. Quando mi hanno chiesto, quest'uomo è suo zio? Perché non avrei dovuto dire la verità? E infatti io ho risposto, sì, è mio zio. Chiunque si macchi di un reato ne è responsabile. A me sembra una cosa normalissima. Se hai commesso un furto al supermercato, finisci in tribunale. Io sono fermamente convinto che la Germania sia responsabile della Seconda Guerra Mondiale e della Shoah. E tutte le vittime, tutte quante, ogni singola vittima, non solo in Germania, ha il diritto di ottenere giustizia. Josef Schoengraber, nel 1944, avrebbe ordinato ai suoi uomini di assassinare 14 civili italiani, 11 dei quali sarebbero stati rinchiusi in un granaio e bruciati vivi. Incontriamo Schoengraber in tribunale. L'uomo ha alle spalle 6 mesi di processo. Circondato dal suo team di legali, ci appare decisamente esausto. Il signor Schoengraben oggi non si sente affatto bene. Ha avuto un piccolo ictus ed è finito in ospedale. Sì. Per favore, svegliatemi se mi addormento di nuovo. Certo, ci penso io. Non si preoccupi, ci mancherebbe altro. Del resto non è colpa mia. Sta tranquillo. Con i suoi 96 anni, Schoengraber è uno degli uomini più anziani mai processati per crimini di guerra nazisti. Si addormenta di continuo in aula e spesso i suoi apparecchi acustici interferiscono con i microfoni. Gli eventi di cui si discute risalgono a oltre 65 anni fa e i testimoni ancora in vita sono pochi. Oggi la corte sta tentando di stabilire quale potrebbe essere il gruppo di soldati responsabile dell'uccisione dei 14 civili in base al colore delle uniformi indossate all'epoca. In questa, come in altre udienze, è stato sollevato il dubbio che l'uccisione di questi 14 civili non sia affatto avvenuta per mano dei tedeschi, ma sia stata invece opera dei fascisti italiani. Alcuni testimoni oculari parlano di soldati in uniforme nera, che era appunto l'uniforme dei fascisti italiani. Le SS, diversamente da quanto si crede, indossavano invece uniformi mimetiche. In quello che potrebbe davvero essere l'ultimo processo istruito contro un ex nazista, viene impiegato un libro illustrato per bambini per identificare dei soldati di cui i testimoni hanno soltanto qualche vago e confuso ricordo. L'udienza viene sospesa ogni paio d'ore per consentire a Schoengraber di riposare, ma nessuno sembra avere nulla da ridire sul fatto che faccia puntualmente tappa al bar a bersi una birra. Schoengraber ha deciso di non rilasciare dichiarazioni in aula, il che significa purtroppo che non intende parlare neanche con noi.
Ma a giudicare dal numero di persone che presenziano regolarmente alle udienze, a quanto pare l'interesse per questo processo è molto forte. Noi tedeschi, fin da piccoli, siamo abituati a studiare il periodo nazista in modo molto approfondito, ma è importante comprendere che i conti con il passato non sono affatto chiusi. Non è finita, ci sono ancora persone che non hanno pagato per i loro crimini. E se c'è la possibilità di processarle, anche a distanza di molti anni, secondo me è giusto farlo. La trovo una cosa inconcepibile, del tutto sbagliata. Io stesso ho sparato a delle persone durante la guerra e se oggi a qualcuno venisse in mente di lanciarmi delle accuse in merito, gli direi semplicemente che a quei tempi non avevo altra scelta se non quella di entrare nell'esercito. Ho fatto soltanto il mio dovere, così come cerco di fare il mio dovere anche oggi. E se c'è una cosa di cui sono assolutamente certo, è che non ho alcun motivo di sentirmi in colpa. A ben vedere, nessuno dei presunti criminali di guerra che abbiamo incontrato si è mai di fatto dichiarato un fervente nazista. Facevano parte della polizia o dell'esercito ed erano collaborazionisti, ma non necessariamente credevano in quegli ideali. Finora non siamo stati in grado di mettere alle strette i nostri interlocutori riguardo al loro coinvolgimento nei misfatti dell'epoca nazista. È frustrante. Sarà perché sono vecchi o perché non possono parlare liberamente o perché si sono convinti nella loro testa che non c'è nulla di cui non debbano andare fieri. Ma davvero, ho come la sensazione che nessuno di loro ci abbia dato risposte del tutto sincere. Sándor Kebir è l'ex nazista più ricercato del mondo. Vogliamo tentare di saperne di più sul reale ruolo che ha avuto nel massacro di Novi Sad. Ma quando torniamo a casa sua, troviamo il citofono fuori uso e non possiamo entrare. Era questo, no? Sì. L'hanno distrutto. Per fortuna, una vicina apre il portone. Tre anni fa, i media ungheresi hanno parlato profusamente del caso di Kebir, un ex ufficiale della gendarmeria che avrebbe presumibilmente organizzato l'identificazione e il rastrellamento di 1400 persone, in seguito uccise lungo le rive del Danubio. Abbastanza bene, grazie. Buon dia. Salve, come sta? Si dice buongiorno, giusto? Buongiorno. Sì, sì. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Jonapot. Jonapot. Buon dia in spagnolo, si dice così. Oggi è venuta a fargli visita una studentessa di legge che sembra ammirarlo in modo forse un po' inquietante. Eva è la mia... segretaria. Mi è di grande aiuto. E quelle erano le foto che c'erano sui miei documenti tanti anni fa. E lei le porta sempre con sé? Sì, sì. Come ha reagito quando ha sentito parlare per la prima volta delle accuse rivolte al signor Kebir? Per me è stato come un fulmine a ciel sereno. Era la fine di settembre del 2006. Ricordo che tutti i giornali, le radio e le TV non parlavano d'altro in quel periodo. La notizia era che gli attivisti del centro Wiesenthal sostenevano di aver scovato un altro criminale di guerra. E la cosa sconcertante era che ne parlavano come se le accuse fossero già state dimostrate. Come ha reagito la gente? Come si è comportata con lei dopo? Malissimo, mi creda. Mi hanno trattato tutti malissimo. Ricordo un episodio in particolare. Un giorno stavo tornando da una visita medica e sono stato aggredito per strada da 20 giornalisti. È stata una cosa tremenda. Si sono messi a gridare, criminale di guerra, criminale di guerra, criminale di guerra, proprio fuori da casa mia.
È una cosa terribile. Mi fa stare proprio male perché non c'è niente di vero. Io non ho ucciso nessuno. È una menzogna. Non ho ucciso nessuno. Ma sapeva perché rastrellavano quelle persone? No, nessuno gliel'aveva detto. Venne fatto tutto in segreto. Persino loro furono portati lì in segreto. Non sapevano né dove andavano né perché. Io non ho mai sparato un colpo, nemmeno uno. Furono gli ufficiali dell'esercito, non i gendarmi, a caricare sui camion le persone selezionate durante il controllo dei documenti. Poi le portarono lungo le rive del Danubio e lì cominciò il massacro. Ma quella carneficina fu opera dei soldati. Noi gendarmi non prendemmo parte all'azione, fecero tutto i soldati. Io che cosa c'entro? È come se mi accusassero di essere responsabile delle uccisioni in Vietnam. Si è mai chiesto che cosa sarebbe accaduto se si fosse rifiutato di collaborare? Durante la guerra, quando ci si ritrova coinvolti in qualche azione, bisogna semplicemente fare il proprio dovere. Io dovevo obbedire agli ordini, era quello il mio compito. Dopo 65 anni non sa cosa dirvi. La vita è andata avanti, cosa volete che vi dica? Adesso ci si mettono, proprio adesso. Lui non si sente in colpa. Piero sostiene di aver agito in quel modo non per convinzione ideologica, ma semplicemente perché quello era il suo lavoro. E forse è per questo che non si considera artefice di quel massacro di civili. A mio parere dovrebbe sentire il peso delle sue azioni e dovrebbe sentirsi in colpa, perché lui era là, poco lontano, mentre si consumava quell'orrenda strage. Kepiro ammette la sua presenza vicino al luogo del massacro e concede di esserne in qualche modo stato complice, ma si dichiara innocente. Quest'uomo, che ai miei occhi appare pienamente in grado di intendere e di volere, non mostra alcun rimorso. Anche un altro presunto criminale nazista, recentemente assicurato alla giustizia, Josef Scheungraber, respinge ogni addebito. E finora si è sempre rifiutato di rilasciare dichiarazioni in aula o a noi. Ma il processo si trascina ormai da 6 mesi e non se ne intravede la fine, così Scheungraber decide inaspettatamente di parlare. Seguiamo lui e uno dei suoi avvocati nel parcheggio sotterraneo del tribunale. Vogliono spostarsi in un luogo adatto all'intervista. È molto stanco, vero? Non ce la faccio più. È lontano? Quanto dista da qui? Wie Kilometer ist das von hier? Ha detto 12 chilometri. Ci dirigiamo verso una cittadina alle porte di Monaco. È qui che si sono trasferiti Scheungraber e la moglie subito dopo la fine della guerra. È stato sindaco, giusto? Vice sindaco per 40 anni. È un membro molto rispettato della comunità. Dopo una quarantina di minuti arriviamo a casa di Scheungraber, dove veniamo accolti da un altro dei suoi avvocati. Non riusciamo a capire dove vogliano andare a parare. Salve. Piacere di conoscerla. Piacere. Questi inglesi sono diversi da quelli di un tempo. Non si preoccupi. Ha visto? Gli inglesi ce li immaginavamo diversi. E invece sono molto simili a noi.
Schoengraber, un ex ufficiale dell'esercito tedesco, è accusato di aver ordinato l'uccisione di 14 civili italiani come azione di rappresaglia per un attacco subito dai suoi uomini alla fine della guerra. Alcuni tribunali militari italiani lo hanno già condannato in contumacia. Eravamo convinti che intendesse parlare con noi liberamente e invece i suoi legali ci consegnano una serie di domande e risposte preconfezionate che ci chiedono di leggere a voce alta. La situazione è surreale, ma non abbiamo molta scelta. Se tiene il foglio lì davanti, le copre la faccia. Signor Schoengraber, lei è sotto processo presso il Tribunale di Monaco perché è accusato di aver ordinato l'uccisione di 14 persone nel giugno del 1944, durante la ritirata dell'esercito tedesco dall'Italia. Questo nuovo procedimento è stato avviato dopo che per la medesima accusa lei è già stato condannato in contumacia, in tutti e tre i gradi di giudizio, dai tribunali militari italiani di La Spezia e di Roma. Oggi, nonostante i suoi 91 anni, ha deciso di affrontare questo processo in patria perché è l'unica opportunità che ha di dimostrare la sua innocenza. Ha qualche commento da fare in proposito? Tocca a te, caro. Sì, è una porcheria. La mia amata madrepatria, i miei stessi compatrioti, dopo 65 anni, mi accusano di omicidio. Non c'è niente di vero. Sono innocente. Non ho fatto nulla. Le accuse degli italiani sono del tutto infondate. Io conosco gli italiani. Molti di loro sono persone per bene. Più o meno 20 anni fa sono stato addirittura invitato a Monte Cassino. Volevano ringraziarmi per aver contribuito... Nell'autunno del 1943 a salvare i loro tesori più preziosi. Ci sono altri italiani invece che mi odiano e che mi accusano di essere un criminale. I veri criminali sono coloro che mi accusano e non voglio aggiungere altro su questo argomento. Amen. Sbrigata la pratica delle domande, sorprendentemente i legali di Schoengraber ci lasciano tranquilli. Ci ritroviamo per l'ennesima volta a bere in compagnia di un presunto criminale di guerra, ma il nostro atteggiamento amichevole, finalmente, sembra dare i suoi frutti. Schoengraber si sbottona un po' e dice di avere qualcosa da farci vedere. Ho foto scattate in guerra, si vedono i miei uomini seppelliti dai loro compagni. Possiamo vederle? Sì. In questa si vedono i miei uomini appena uccisi. Questi sono i suoi soldati? Sì, sono i miei soldati. Sono morti proprio il giorno del presunto massacro di cui sono accusato. Qui li stavamo seppellendo. Vede? Ai piedi dei soldati ci sono... Le fosse? Sì, e qui hanno piantato le croci. Sì. Questa l'ho scattata io, con la mia macchina fotografica. C'è anche il comandante della compagnia? Sì, c'è anche il comandante. Questa fu scattata il giorno della dichiarazione di guerra. C'eravamo ancora tutti. È precedente. Sì, certo. È stata scattata diversi anni prima. Era il 1939. Lei dov'è? Sì, dove sei, caro? E chi lo sa? Quando guarda queste foto, che ricordi le vengono in mente? Ricordi positivi? Sì. Sono positivi perché sono ancora qui. Già. No. Capisco cosa intende. Gli altri non ci sono più. Sembra quasi che, dopo mesi di silenzio in aula, Schoengraber avesse un gran desiderio di spiegare il suo punto di vista sul passato. I suoi ricordi sono ancora vividi o
È trascorso troppo tempo. È trascorso troppo tempo. 65 anni. La memoria non è più quella d'una volta. Queste fotografie ci aiutano a comprendere quanto sia stata sconvolgente l'esperienza della guerra per Schoengraber e quanto fossero labili le linee di confine dell'etica in quel periodo. Non ce la sentiamo di esprimere giudizi sulle azioni che ha compiuto quando era addirittura più giovane di noi, un giovane di 25 anni a capo di un manipolo di soldati in lotta per la sopravvivenza. Ma nutriamo meno comprensione per chi, con il senno di poi e con pochi anni ancora da vivere, si ostina a non riconoscere il proprio coinvolgimento negli orrori del nazismo. Questa è un'esecuzione, giusto? Qui è subito prima. Sandor Kepiro ha avuto 60 anni per riflettere sulla sua partecipazione al rastrellamento di quelle migliaia di persone innocenti, poi uccise barbaramente a Novi Sad. Dalle foto si capisce che era una notte gelida in pieno inverno. La gente fu portata sulle rive del fiume e uccisa sul posto. Gli ufficiali e i soldati erano tutti ben coperti, mentre le vittime erano seminude. Hanno le gambe scoperte. Ci saranno stati 30 gradi sotto zero. Stiamo tornando in Ungheria per un ultimo incontro con Kepiro. Ci ha sempre accolto in casa con grande cortesia. Questa volta gli porteremo le fotografie del massacro, nella speranza di suscitare in lui un qualche genere di reazione emotiva. Dovettero lanciare una palla di cannone nel fiume per spaccare lo strato di ghiaccio sulla superficie e poter gettare i cadaveri in acqua. È senza dubbio l'episodio più scioccante in cui ci siamo imbattuti fino adesso. Buongiorno. Jonapot. Come sta? Busy. Salve. Busy. Già. Ehi là, Miguel. Miguel. No, Miguel, Charlie. Come sta? Disculpe. Sebbene siano solo le 10 del mattino, Kepiro si dimostra come sempre un ospite impeccabile. Ci ha preparato il pranzo e ha invitato la sua amica Eva per farsi dare una mano. Non doveva disturbarsi. Pollo alla paprika e pasta. Caspita. Noi però non intendiamo demordere. Siamo venuti qui per ottenere finalmente delle risposte. Queste sono alcune fotografie del massacro di Novi Sad. Ce le hanno procurate i ricercatori della BBC. Vorremmo chiederle se ha qualche ricordo dell'avvenimento e sapere cosa ne pensa. Non ha visto niente. Dalla sua posizione non riusciva a vedere niente. E la raid di Novi Sad fu condotto in due fasi. La prima fase consisteva nell'identificazione delle persone e se ne è occupata la gendarmeria. Alla seconda fase, l'esecuzione vera e propria della strage, noi non abbiamo preso parte. Non abbiamo ucciso nessuno. Ma le due fasi erano correlate. D'accordo, lei all'epoca non aveva idea di che cosa sarebbe successo, ma se non avesse rastrellato quelle persone, magari non sarebbero morte. Ma io salvai una famiglia che volevano giustiziare. Non ve l'ho raccontato? L'ho salvata io, quella famiglia. E comunque non sparai un solo colpo. E non ero presente al momento della strage, non vidi nemmeno un cadavere. Tutto questo è terribile. È davvero terribile.
Én nem láttam egy hullát se. Ott, ahol én voltam, nem volt fegyverhasználat. Dice che non ha visto nessuna di queste persone morire. Ezt én nem láttam. Non ha assistito al massacro. Da dove era lui, non si vedeva niente. È difficile capire fino a che punto Kepiro fosse all'oscuro delle intenzioni dei nazisti, ma se ha davvero salvato una famiglia, come sostiene, allora doveva sapere che altre persone sarebbero state uccise. E i bambini, se li ricorda? No, non ricordo che ci fossero bambini, solo adulti. Io mi occupavo soltanto di eseguire il controllo dei documenti di identità. Chi superava il controllo era libero di andare. Gli ufficiali avevano il compito di assicurarsi che le procedure di identificazione fossero condotte in modo legale. Quello che hanno fatto i nazisti è terribile. Sono io il primo a dirlo. Ci mancherebbe altro. È stato davvero terribile. Ma io non c'entro, sono stati i soldati. Forse Kepiro non era consapevole delle conseguenze delle sue azioni all'epoca dei fatti, ma in seguito ha avuto tutto il tempo di riflettere. La invitiamo a ragionare sul fatto che lei ha avuto un ruolo nella morte di quelle persone. Ovviamente sono amareggiato per quello che è successo, molto amareggiato. Adesso sto per dirvi una cosa veramente importante. Ascoltatemi bene. Quando arrivammo sul posto il 20 di gennaio, gli ufficiali più anziani convocarono una riunione in cui ci spiegarono che il raid sarebbe durato per 3 giorni. Ci dissero anche che in caso di resistenza da parte dei civili avremmo dovuto usare le armi. E ora ascoltatemi bene. Io fui l'unico a prendere la parola. Chiesi di darci l'ordine per iscritto. Questo perché la persona che dà l'ordine per iscritto si assume formalmente la responsabilità di quello che accade. Io non avevo intenzione di finire in tribunale. È dispiaciuto, ma si chiede che cosa può fare. Sì, non può fare più niente adesso. Si chiede come può sistemare le cose. Dovrebbe forse mettersi in mezzo alla strada e gridare «Io non c'entro niente» con quello che hanno fatto altre persone. Sembra convinto che siccome non ha mai ucciso nessuno in prima persona, allora non ha alcuna responsabilità. Di fatto però ha ammesso di sapere quale sorte attendeva la gente che era strellato durante quel raid, il che è piuttosto scioccante. Per 12 anni, milioni di persone sono morte per mano dei nazisti e dei loro collaboratori. Questo accadde in parte perché molti obbedirono ciecamente agli ordini, e in seguito, sulla base di questa argomentazione, si sono autoassolti. Gli uomini e le donne che abbiamo incontrato sono gli ultimi superstiti di una generazione di complici silenziosi, ingranaggi di una complessa macchina di morte. Ci hanno accolti con calore in casa e ci hanno in qualche modo permesso di fare la loro conoscenza. Per noi è stata un'esperienza surreale e bizzarra. Quale che sia la verità sul loro coinvolgimento nei misfatti nazisti, queste persone devono fare i conti con un passato ingombrante, mentre affrontano in solitudine gli ultimi anni di una lunga esistenza. L'11 agosto del 2009, Josef Scheungraber è stato dichiarato colpevole di omicidio plurimo e condannato all'ergastolo all'età di 90 anni. Milivoj Asner, 96 anni, residente in Austria, è tuttora ricercato in Croazia. Il 14 settembre del 2009, Sandor Kepiro è stato arrestato all'età di 95 anni. Se venisse incriminato per omicidio, sarebbe l'uomo più anziano mai processato per reati commessi durante la Seconda Guerra Mondiale.